Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Festival del Futuro, terza giornata, quarta edizione per questo importante eh, progetto che chiamerei anche una, insomma, una sorta di bussola per orientarci in questo disordine mondiale, progetto che per il quarto anno consecutivo è promosso da Eccellenze di Impresa, Harvard Business Review Italia e dal gruppo editoriale Atesis. Buongiorno Paola, Buongiorno ben trovata. A te, Paolo. Buongiorno a tutte e a tutti. È davvero un piacere, terza giornata, poter affrontare il nuovo disordine mondiale alla maniera nostra, molto costruttiva. Del resto, esatto. si chiama festiva del Futuro. Il futuro diventa presente con le sfide che vogliamo affrontare ogni giorno. Abbiamo detto che mh, il nostro intendimento è sciogliere i nodi del presente in chiave futura e quale nodo maggiore della pandemia che ha coinvolto l'umanità negli ultimi, ormai possiamo dire, nell'ultimo triennio. Dopo la grande pandemia cosa ci aspetta, cosa ci riserva il futuro? E invitiamo a parlarne sul nostro palco chi ha delle risposte da darci e può indicarci delle vie da seguire per affrontare questo problema. Professore. Ordinario dell'Università degli Studi di Milano, direttore eh, scientifico dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Romeo e Enrica Invernizzi. Invitiamo qui sul palco, è un grande onore il professor Sergio Abregnani. Grazie. Benvenuto professore, Buonasera. è un piacere averla qua. Piacere mio. <ride> Allora io direi lasciamo spazio al professore che avrà un po' di slide da presentarci e, e sicuramente tante importanti informazioni da comunicarci. So che tra l'altro è particolarmente felice di avere qua tra il pubblico giovani e giovani ragazze e ragazzi che sono attenti e sono saranno futuro, quindi, futuro. Esatto, ha detto lei, futuro. quindi le lasciamo il palco. Il Grazie. Ringrazio. E il disordine che era lì nel, nel vostro luogo non è necessariamente un disvalore, immagino l'avrete già discusso: dipende come se ne esce. E parlando di pandemia, vi faccio un esempio storico: la pandemia della peste nera del 1300, quella del Boccaccio, che arrivò in Italia nel 1348 e uccise il 40% degli abitanti a Siena e Firenze. Visito queste due città perché Siena era la più importante città d'Italia, in quel momento con 100.000 abitanti era uno snodo di mercanti, era veramente una città importante e Firenze era ancora una città che stava venendo fuori. Tutte e due furono azzerate dalla peste, il 40% dei cittadini morirono. Siena ne uscì col governo dei nove, un governo litigioso, iniziò il suo declino e divenne una città insignificante nello scenario italiano. I medici invece, che era la famiglia che era a capo della città di Firenze, investirono su scienza, arte e cultura e nacque il Rinascimento. Quindi, questo è l'esempio di come, da un disordine, il caos che, che, che portò la pandemia, a seconda di come riesce a gestire cioè l'uscita dalla pandemia, puoi avere un salto enorme in avanti. Il Rinascimento, probabilmente, è una delle cose più belle che abbia fatto l'uomo. Oppure sprofondare nell'anonimato, come è successo a Siena con il malgoverno, per l'appunto. Parlando della nostra pandemia, quella dei giorni nostri, una nota: dobbiamo analizzare bene il presente per, capire, per cercare di, cioè di predire o capire ciò che potrà avvenire in futuro, sapendo che abbiamo a che fare con un qualcosa che per definizione è non prevedibile, che è un virus, che ora vi dirò poi nei dettagli, è assolutamente imprevedibile. Infatti è tre anni che lo inseguiamo. Però c'è la possibilità, con i propri investimenti, di trasformarci, cioè da preda del virus, in cacciatori del virus. Ma questo richiede uno switch anche mentale, oltre che di investimenti. Questi sono gli scenari più probabili nei prossimi due o tre anni, quello che dovrebbe avvenire. Dal punto di vista medico-sanitario avremo una pandemia a bassa intensità, quella che c'è oggi, e poi speriamo un'endemia. La differenza fra pandemia e endemia è la prevedibilità e la contenibilità. Ad esempio, l'influenza è endemica, perché sappiamo che è prevedibile: arriva ogni anno in ottobre, in, in autunno, in inverno ed è più o meno contenibile perché sappiamo in anticipo dei virus che isoliamo in Estremo Oriente quali arriveranno in Europa. Questo virus no, questo virus anzitutto non è stagionale, abbiamo avuto picchi di 150.000 infezioni in luglio, abbiamo avuto infezioni, ogni 5-6 mesi questo virus fa una nuova variante e con ogni nuova variante c'è sempre un picco, in questo momento stiamo osservando con la nuova variante che sta arrivando. BQ1.1 la chiamiamo noi, Cerberus i giornalisti, stiamo osservando un picco che andrà su ancora. Per fortuna è una pandemia a bassa intensità, appunto, grazie ai vaccini. Dal punto di vista sociale, abbiamo accettato, e questo l'abbiamo fatto tutti, chi consciamente e chi inconsciamente, che vivremo per il prossimo futuro con un eccesso di mortalità, perché è quello che osserviamo, è dal 2020 che abbiamo un eccesso di mortalità di 86.000 86 morti nel, cioè nel 2000, cioè rispetto all'atteso, alla media dal 2015 al 2019. Dal 2000, nel 2020 abbiamo avuto 86.000 morti in più, nel 2021 65.000, quest'anno arriveremo un poco sotto i 50.000, proprio come eccesso di mortalità. Quindi non andando, a vedere, andando a vedere il totale dei morti in Italia, L'abbiamo accettato anche perché sappiamo, è ingiusto pensarlo, però è giusto razionalizzarlo, abbiamo deciso che poiché è un virus che colpisce la popolazione più debole, è qualcosa di accettabile, perché non disturba il nostro, il nostro ordine sociale. Questo qui in soldoni è quello che ha fatto il Covid, quello che ha fatto è ha ridotto di un anno l'aspettativa di vita. Non so se avete notato che per la prima volta... La, pensione, cioè la previsione pensionistica si è abbassata da 67 anni e 7 mesi a 67 anni, quindi si può andare in pensione 7 mesi prima, appunto, grazie al Covid. Quest'anno, che pensiamo sia un anno facile, dal 1 gennaio al 31 ottobre abbiamo avuto circa 42.000 morti, e appunto come ho detto è dal 2020 che è la terza causa di morte in Italia è assoluta, cioè la prima sono malattie cardiovascolari, la seconda i tumori e la terza è il Covid, che causa fra l'8 e il 10% dei morti in Italia, una singola malattia infettiva, che ci ha fatto scoprire anche la nostra fragilità, perché fino al 2000, inizio 2020 chiunque parlasse di malattie infettive era qualcuno che si occupava... Di malattie del terzo mondo, il mondo in via di sviluppo. Ci siamo scoperti fragili perché ora abbiamo una malattia infettiva che è la terza causa di morte in Italia e nel mondo occidentale, non solo in Italia. Questo non sto a dirvi, è un virus, un coronavirus che dà solo una malattia acuta. Per fortuna abbiamo il problema del post-COVID, ma non ne parliamo oggi, che è una terza linea, non riesco a indicarla, ma c'è <coughs> questa. Una certa percentuale dei pazienti ha questi sintomi che continuano anche molti mesi dopo o anni dopo che il virus è stato eliminato e non capiamo il perché. E abbiamo dei farmaci che se dati all'inizio dell'infezione riescono a prevenire antivirali che prevengono il 50-70% delle progressioni verso la forma severa. Abbiamo dei vaccini che ci proteggono. Anche contro quest'ultima variante, all'85% dalla malattia severa, ma molto meno dall'infezione. Quindi, non blocchiamo la trasmissione del virus. Ora, il disordine è disruptive. Disruptive è una parola molto bella, perché indica qualcosa che arriva e cambia le regole del gioco. SARS-CoV-2, l'infezione, ha rivoluzionato il mondo dei vaccini. Qua ci sono cinque punti che vi dicono perché SARS-CoV-2 è stato un, un qualcosa di disruptive. Mi scuso per le slides in inglese, ma sono, le, le dico in italiano se qualcuno non... Per la prima volta abbiamo usato cioè, vaccini genetici e vedremo qual è stata l'importanza di usare vaccini genetici in cui abbiamo dato l'informazione, non il vaccino. Quindi nella società dell'informazione anche i vaccini sono diventati vettori di informazione e ognuno di noi si è fatto il suo vaccino. Abbiamo avuto un'accelerazione incredibile, ridotto di più di 10 volte il tempo di sviluppo dei vaccini, che prima fino al 2020 li facevamo in 7-8 anni, ora li facciamo in 7-8 mesi e l'obiettivo è riuscire a farli in 3-4 mesi. Abbiamo raddoppiato in meno di un anno la produzione mondiale dei vaccini, fino al 2020 tutti i 25, i 25 vaccini che usiamo nel mondo li producevamo in 5 miliardi di dosi. In dieci mesi abbiamo, abbiamo aggiunto altri 6 miliardi di dosi di vaccino anti-SARS-CoV-2. Abbiamo fatto e siamo ancora in corso, anche se è molto, a livello, è molto rallentata a livello mondiale. Una campagna di vaccinazione di massa che non ha precedenti. Stiamo cercando di vaccinare miliardi di persone in pochissimo tempo e tutta la popolazione. In genere, i vaccini storicamente sono stati indicati per le fasce estreme della popolazione, i bambini che si aprono al mondo e che ancora sono vergini dal punto di vista immunitario, perché non hanno mai visto microrganismi e sono quelli cui diamo la maggior parte dei vaccini, o gli anziani che sono i più fragili perché il sistema immunitario è un organo e come tutti gli organi con gli anni inizia un po' a decadere. E soprattutto un'altra cosa importante per noi immunologi, che stiamo vaccinando durante una pandemia. E questo non è mai successo perché in genere i vaccini vengono dati fino al 2020, venivano dati di vaccino e tu probabilmente vedrai il microorganismo magari anni dopo. Se tu vaccini durante una pandemia, come stiamo facendo ora, vacciniamo, tutti noi ci vacciniamo, con la quasi certezza che molti di noi incontreranno il virus settimane dopo essersi vaccinati. Quindi anche dal punto di vista immunologico vedremo che impatto ha questo. Allora, il primo punto, i vaccini genetici che hanno spiazzato i vaccini di vecchia generazione. Una cosa importante: fino al 2020, i vaccini si facevano in aziende che producevano le proteine o i virus inattivati o purificavano le proteine in forma ricombinante. Si produceva il vaccino e si iniettava, quel vaccino era un qualcosa di estraneo e induceva una risposta immunitaria che mimava l'infezione. Quindi. I vaccini venivano fatti dalle industrie proprio. Oggi, l'industria dei vaccini ti, ti, fanno, ti producono un'informazione, che è il codice genetico, che viene iniettato in tutti noi, che è l'mRNA, e questo fa sì che ognuno di noi si faccia il suo vaccino. Quindi, nella società dell'informazione, abbiamo che è la parte sotto, o con i vettori virali, che, che fatto oggi non vengono più usati a causa di alcuni tari problemi di trombosi, ma con i vaccini mRNA. Ognuno di noi si fa il suo vaccino e questo è stato un cambio, anche se può sembrare ovvio, un cambio epocale nel generare vaccini e ha semplificato la produzione dei vaccini. Questa è stata una cosa, la possibilità di sviluppare vaccini in otto mesi abbiamo iniziato a gennaio o febbraio, a ottobre erano pronti. Ed è stata un punto, oltre che un punto di incredibile successo tecnologico, il punto usato dagli antivaccinisti dicendo ecco vedete sono stati fatti i vaccini in fretta non sono sicuri. Vi dico quello che si faceva fino al 2020 era questo, perché, perché i vaccini le fanno le aziende, non i governi, e le aziende hanno una barra che devono tenere che è il profitto, che è il. E quindi questi sono tutti gli stadi nello sviluppo dei vaccini in cui era tutta una sequenza di eventi, si iniziava con la, ricerca, con la pianificazione, la ricerca non clinica, finiva la ricerca non clinica, finita quella, si analizzavano i risultati, si decideva se investire o non investire nella clinica, si pianificava una fase 1, che è la prima fase nell'uomo, e lei si faceva. Con calma, perché non potevi spendere tanti soldi a vaccinare migliaia di persone in un giorno. Finita la fase 1 analizzavi i risultati, andavi alla fase 2, finita la fase 2 analizzavi i risultati e decidevi se stanziare i soldi per la fase 3. Finito tutto, impacchettavi tutto, ci mettevi mesi a compilare tutti i faldoni che dovevano andare all'agenzia regolatoria, all'FDA, all'EMA, all'AIFA, che dovevano autorizzare l'ingresso di questi vaccini in commercio. Quando avevi l'autorizzazione, iniziavi la produzione, a disegnare gli impianti di produzione. Tutto questo avveniva in 7-8 anni. Quello che è successo quando il disordine, il caos ci ha colpiti è stato questo. Che i soldi pubblici, si è calcolato, sono stati investiti dai governi occidentali, la maggior parte degli Stati Uniti, 70-80 miliardi di euro dollari, per neutralizzare il rischio di fallimento di ogni fase. Vi farò vedere che alcune aziende non sono arrivate alla fine. Sono partite almeno una decina di aziende per cercare di fare vaccini e gli è stato detto fate tutto non in sequenza ma in parallelo. Quello che è successo è che appena avuta la sequenza... Fatto il primo esperimento agli animali, che dimostrava in una settimana, dieci giorni, che si induceva una risposta immunitaria, è partita la fase 1. Partita la fase 1, se dopo una settimana non avevi un maggiore effetto collaterale, è partita la fase successiva, che era la fase 2-3, la fase 2-3 accorpata, che è la fase di efficacia che richiedeva l'immunizzazione di 40.000 persone, una fase di registrazione, che però è stata fatta con migliaia di infermieri che vaccinavano. Una fase 3 in genere, soltanto per l'arruolamento, richiede un anno, in questo caso è stata fatta in due settimane. Allo stesso tempo, man mano che i dati venivano ottenuti, venivano inviati alle agenzie regolatorie. Poi siamo inventati la Rolling Review. Rolling Review vuol dire che l'FDA, l'EMA, l'AIFA, man mano che questi dati venivano generati, li analizzavano e vedevano i punti deboli e suggerivano dei cambiamenti. Per cui, quando sono arrivati i dati finali di fase 3, si trattava soltanto di analizzare gli ultimi dati, che erano dati di, di, soltanto degli ultimi giorni della fase 3. E anche la produzione, che è una cosa estremamente costosa, è stata iniziata fin dall'inizio, appena avuto i primi dati di fase 1, si è subito iniziato a pianificare la produzione e a costruire impianti che ampliassero la produzione, anche se sono entrati in funzione nel 2022, ma intanto si è iniziato a pianificare anche l'ampliamento degli impianti. In dieci mesi abbiamo raddoppiato la produzione mondiale, in dieci mesi abbiamo fatto 6 miliardi di vaccini, cioè 6 miliardi di dosi. Questi soldi sono serviti anche a far sì che, ora vi dico dei nomi, CureVac, Sanofi, cioè... Tante aziende sono partite insieme a Pfizer e Moderna e hanno fallito una di queste fasi, ma hanno perso poco perché gli Stati, i governi, hanno neutralizzato questi costi. Questa è che abbiamo vaccinato la maggioranza dell'umanità e stiamo vaccinando durante una pandemia. Quello che volevo sottolinearvi è questo. Questo è un virus, SARS-CoV-2, che... Ogni 5-6 mesi a partire da... ci ha messo un po' perché, lui, perché Wuhan il ceppo originario è nato a ottobre del 2019, la prima variante importante dal punto di vista clinica Alfa è arrivata a settembre 2020 e poi ogni 4-6 mesi ha fatto una variante importante, ora siamo a Cerbero Omicron BQ1.1. E se inizialmente col vaccino Wuhan la protezione dall'infezione, che vuol dire soltanto che il virus entra nel tuo organismo e si replica nelle tue cellule, non vuol dire malattia, tant'è che metà delle infezioni oggi è asintomatica, non da malattia, e la malattia severa coincide, oppure la malattia coincidevano, quindi i vaccini erano in grado di proteggere sia dall'infezione che dalla malattia. Quello che è successo, andando avanti con le varianti, Vedete lì in basso Wuhan, che è il ceppo originario, poi la variante Alfa, la variante, lì è sbagliato perché è Delta, scusatemi, e poi Omicron. E questa è la protezione dall'infezione, protezione dalla malattia grave. Quello che vedete è che al progredire delle varianti è diminuita la protezione dall'infezione, tant'è che tutti abbiamo sperimentato che anche da vaccinati ci si può infettare con queste ultime varianti tant'è che la stragrande maggioranza dei vaccinati, il 70% ha esposto alla possibilità di infezione con Omicron. Se guardiamo invece la malattia grave, vediamo che i vaccini hanno mantenuto un'elevatissima percentuale di successo. L'85% delle persone vaccinate non fanno malattia grave. E questo è all'inizio del 95%. Quindi abbiamo, e Tutto questo avviene perché il nostro sistema immunitario. Questo lo dedico ai ragazzi che studiano scienze, alcuni mi vorranno male, mi rendo impopolare, però la, le, cioè le risposte protettive del nostro organismo sono contro l'infezione immediata agli anticorpi neutralizzanti, che sono estremamente suscettibili alle mutazioni perché, perché riconoscono solo una parte piccola della Spike, la parte esterna del virus, che è quella che lega il recettore. Invece le l'infociliti riconoscono tutta, tutta la Spike, che è 1300 amminoacidi, quindi tante delle regioni, che sono tante, conservano fra tutte le varianti e servono a uccidere le cellule infettate dal virus, perché una volta che il virus è entrato all'interno, gli anticorpi non hanno neutralizzato l'infezione, cioè l'ingresso nelle cellule, solo i linfociti T possono eliminare le cellule infettate ed evitare la malattia e queste lo fanno. Quindi questo è il motivo, questa dicotomia nella protezione fra anticorpi e linfociti T che fa sì che lo stesso vaccino, che si basa su un ceppo isolato più ormai quasi tre anni fa, ci protegge benissimo dalla malattia e pochissimo dall'infezione, anche se ancora ha una certa efficacia. In questo beh, sono il perché. perché, la parte che riconoscono gli anticorpi neutralizzanti è soltanto la parte rosa, la vedete, quella lì, che è il receptor binding domain, vedete ogni righetto di quelli indica una mutazione. Invece gli linfo riconoscono, ogni riga una variante diversa, fino a Omicron, e vedete lì che la parte riconosciuta da linfo ha pochissime mutazioni, e comunque tollerabile al sistema immunitario. Invece gli anticorpi neutralizzanti con Omicron vedete che sono estremamente. Ora, questo qui ve lo risparmio perché altrimenti mi vorrete male, però quello che sta succedendo è che c'è tanta confusione, però in questa confusione stiamo facendo delle cose che erano impensabili. Stiamo cercando di vaccinare il mondo intero in due anni, stiamo cercando di fare 20 miliardi di dosi di vaccino in due anni. stiamo Stiamo vaccinando la grande maggioranza della popolazione. Giusto per darvi un numero, in Italia abbiamo vaccinato con tre dosi l'85% della popolazione vaccinabile. L'89% degli ultra sessantenni che sono i più fragili. Abbiamo mitigato queste nuove varianti utilizzando un vecchio vaccino Wuhan, che è quello che ci protegge dalla malattia ma non dall'infezione. Ora, a fine settembre, inizio ottobre sono arrivati i vaccini Omicron che è una buona notizia. La brutta notizia è che è arrivata anche BQ1.1 e BQ1.1 sembra che sfugga ai vaccini Omicron per quanto riguarda l'infezione. Quindi questo per... era importante farlo il vaccino Omicron, è stato uno sforzo importante in pochi mesi fare un vaccino contro le varianti Omicron, perché non sapevamo se le varianti che venivano fuori dopo erano sensibili o non sensibili. Il messaggio che abbiamo imparato è che in futuro... A meno che non c'è un cambiamento epocale nella sequenza, probabilmente non converrà inseguire le varianti con i nuovi vaccini, continuare a fare i vecchi vaccini che ti proteggono dalla malattia severa, perché i linfociti riconoscono le parti conservate, e non andare dietro inseguirlo eh, cercando... perché il tempo che abbiamo è appena sufficiente, i 4-5 mesi di sviluppo di una variante è appena sufficiente a fare un nuovo vaccino, appena lo fai arriva la nuova variante, almeno questo è quello che è successo fino ad ora e è probabile che succederà ancora. Quindi l'obiettivo che abbiamo oggi con i vaccini è di proteggere dalla malattia severa ed evitare che la gente muoia, questo è l'obiettivo numero uno che abbiamo. E infatti stiamo, stiamo rendendo SARS-CoV-2 il virus che causa il Covid più o meno come un'influenza stagionale, anche se sembra quando dico 40.000 morti in un anno è perché questo virus uccide tutto l'anno. Cioè l'influenza stagionale nelle annate brutte in quattro mesi infetta 10-12 milioni di persone e ne uccide 10-12.000 e il tipo di persone che muoiono sono ultra ottantenni, esattamente come nella stragrande maggioranza dei casi esattamente come il Covid, oltre con multimorbidità. Quindi la stiamo influenzizzando, sappiamo che dal primo gennaio più di metà degli italiani ha incontrato le varianti Omicron, quindi stiamo vaccinando veramente durante una pandemia esplosiva, anche oggi stanno risalendo con Cerberus le infezioni. Una cosa da sottolineare è che un vaccinato ha 6-7 volte meno rischio di morire rispetto a un non vaccinato. Quindi un vaccinato ha un rischio di morte che è sceso rispetto alle varianti originali perché questi virus sono meno aggressivi rispetto agli originali, ma è sempre uno su 200, uno su 200, uno su 180 secondo gli studi. Quindi il messaggio è cerchiamo con i vaccini, di pro... chi non si vaccina, un ultra, un ultra sessantenne che non si vaccina è stupido, io dico è comandare in moto senza casco ti può succedere di morire anche in moto col casco, però almeno hai fatto tutto per evitarlo. Andare in moto senza casco è veramente stupido, avere più di 60 anni e non fare la quarta dose è veramente stupido. Questo è il messaggio perché hai un rischio di 6-7 volte maggiore di morire se ti infetti con questo virus. E abbiamo accettato di eliminare tutte le restrizioni, nonostante abbiamo accettato di avere a novembre chiuderemo probabilmente con 2.500 morti, 2.300 morti, abbiamo avuto un picco a gennaio, e è la terza causa di morte. Però una cosa su cui ci tengo a ribadirvela, che ci sono stati 8.000 italiani circa che da inizio anno sono morti, consentitemi, in modo stupido, non dovevano morire. Perché sappiamo che fra gente che è morta circa il 25%, cioè 10.500 su 41.000 erano non vaccinati. Questi sappiamo che se fossero stati vaccinati l'85% non sarebbe morto. Quindi vuol dire che 8.000 italiani sono morti per seguire i cattivi maestri, i, i direttori Wedon, o i cattivi maestri di gente che li convince che la libertà è non vaccinarsi. 8.000 italiani, questo ricordiamocelo. L'altra cosa è che abbiamo accettato che Fino a febbraio-marzo, che avevamo ancora delle restrizioni, pensavamo che il virus attraversasse le nostre vite e le cambiasse. Oggi viviamo due vite parallele. Il virus e noi, a parte i poveretti che finiscono in terapia intensiva, è come se non ci fosse. È come cioè viviamo. è come quando ormai veramente, quando arriva l'influenza, fino al 2020, quando arrivava l'influenza. Andavamo al lavoro starnutendo, tossendo, abbracciandoci, in autobus tutti starnutivamo e tossivamo, nessuno aveva le mascherine, non razionalizzavamo che in quattro mesi morivano 10.000 italiani a causa dello spread del virus influenzale. Questo sta in giro tutto l'anno e togliendo il picco di gennaio ucciderà 25-30.000 italiani il prossimo anno, sperando che non arrivino altri picchi. Ed è quello che stiamo accettando perché... Colpisce soltanto anziani con multimorbidità, che è la parte più fragile della popolazione. Ora, gli scenari quali sono? Questi ultimi minuti, vediamo che cosa può succedere. Sono scenari ipotetici ovviamente, cioè di scuola. Il primo che è molto improbabile è che in pochi mesi SARS-CoV-2 scompaia, come ha fatto SARS-CoV-1. SARS-CoV-1. Questo è improbabile che scompaia perché SARS-1 era un virus stupido, stupido nel senso che riusciva a um, essere. C'è un'interferenza da qualche parte. Non... E... Boh. C'è eh, SARS 1. Sarsuno è estrema... era estremamente stupido perché si era infettivi solo quando si era contagiosi. Ma c'è un'interferenza. Mm. Come? No, si sente. Sento un'altra discussione. Cioè, cioè, me la sento anche proprio come. Ok, comunque, and andiamo avanti. Il secondo scenario che è probabile, è auspicabile e che sars 2 2 cioè, si umanizzi sempre di più, che sviluppi varianti sempre più addomesticate, come Omicron 5, come BQ1.1 che sta arrivando ora, in una, in una popolazione largamente vaccinata. Quindi, questo è quello che è probabile che ci auspichiamo, quindi improbabilissimo che ci, che ci, che ci libereremo di questo virus. Speriamo, ed è molto probabile, che ci accompagnerà come un'altra influenza che però colpisce tutto l'anno. Poi c'è una possibilità che è possibile ma non auspicabile, ovviamente che si sviluppi una variante che sia molto più aggressiva, non come Omicron, che abbia la diffusività di Omicron, quindi altamente è più aggressiva, sapete cosa intendo, che si comporti come ad esempio il virus della spagnola che uccideva da zero a cento anni, perché è un motivo che per fortuna... Per fortuna. Insomma, è un virus che colpisce soltanto i fragili e deboli anziani. Non colpisce i bambini, se non pochissimo i giovani e i giovani adulti. Quindi c'è la possibilità che si possa sviluppare una variante che sia diffusiva come questa, ma che uccida allo stesso modo in tutta l'età. E la quarta, un altro virus. Questo è probabile. È probabile, questo ve lo faccio vedere in modo più questo è il secolo del coronavirus, quindi aspettiamoci perché tutti i motivi che hanno fatto sì che ci fosse questo spillover, come diciamo, il salto di specie per cui un coronavirus, che sono virus che stanno nei pipistrelli, saltino a un animale selvatico e da lì per la promiscuità la gente si rimangia in Cina, questi animali, ci vive o, o altre zone del mondo, salti all'uomo e si adatti all'uomo, è già successo nel 2002 con SARS-1. Come ho detto, era un virus stupido, facile da contenere perché si era contagiosi solo quando si era sintomatici, quindi è stato facilissimo contenerlo. Un po' come Ebola, che è pericolosissimo, ma facile da contenere perché se tu vedi uno che ha sintomi, cioè lo isoli subito. Poi è arrivato MERS nel 2012, probabilmente alcuni di voi non sapranno neanche che cos'è, è il virus di una sindrome respiratoria del Medio Oriente che dai pipistrelli è saltato ai cammelli e dromedari e da questi ai i conduttori di cammelli. Infatti è la malattia dei cammellieri in Siria e Medio Oriente, però anche questo è un virus che si è poco adattato e quindi infetta solo quando c'è tanto virus, soltanto chi respira la bocca del cammello come i cammellieri. Poi è arrivato il nostro SARS-2. Siccome ogni 7-8 anni c'è uno spillover, è probabilissimo che ci sarà un altro SARS-CoV-3 e lì non sappiamo cosa potrà essere, però a questo punto che cosa ci riserva il futuro è che o rimane questo virus, che è quasi sicuro, anzi è certo che rimanga con noi, speriamo in una forma addomesticata, potrebbe essere una forma anche più grave e in parallelo, cioè non anziché in parallelo un altro spillover di un coronavirus in qualche parte del mondo ci aspettiamo entro il 2030 Potrebbe essere un virus stupidino, potrebbe essere un virus come SARS-2 o peggio di SARS-2. Quindi alcune considerazioni per, per essere cacciatori di questi nuovi virus e non prede. La singola pandemia SARS-CoV-2, questa è una stima ovviamente, però è stata fatta da un, un bel po' di economisti. C'è stato un simposio al Connecticut per decidere quanto era costata la pandemia. Al mondo globalmente si è stimato che fino all'estate del 2022 il costo era di 28 trilioni 1 trilione e mille miliardi di euro-dollari. Tutti parliamo di preparedness, di preparazione alla prossima pandemia. Ed è una buona intenzione. Però quello che dobbiamo sapere è che una vera preparedness che sia efficace e globale, perché i virus nascono in altre parti del mondo, non nella nostra parte del mondo, costerebbe soltanto un trilione, una volta sola, perché dobbiamo avere centri di sequenziamento in Cina, in Vietnam, in Thailandia. Se tutto il mondo decide di stanziare una piccolissima parte del PIL mondiale, che un trilione una volta, e stabiliamo una rete di preparazione, tutte le future pandemie, di cui se va male ognuna costerà 28.000. 28 trillions potranno essere prevenute. Non sono molto positivo su questo, ottimista perché parlando con i decisori politici si percepisce già, ma non solo in Italia, un calo di tensione e di attenzione. Cioè mentalmente ormai è superata. La pandemia sì, ha fatto un po' di danni, ma ormai ne stiamo uscendo, non si pensa alla successiva. Non solo in Italia, da tutte le parti. Quindi si stanno facendo quello che chiamiamo i pannicelli caldi, piccole misure di preparedness che serviranno solo a mitigare appena, ma se dovesse arrivare un altro SARS-CoV-3 saremo più o meno, un po' meno forse nel 2020 perché gli ospedali sono un po' più preparati, ma saremo nelle stesse situazioni. Quindi da altri mondi, i mondi dell'economia, i mondi degli influencer, iniziare a dire che è fondamentale fare una preparazione che deve essere mondiale, non può essere né italiana né americana né europea, per la pandemia investendo un trilione a livello mondiale in due anni ed essere pronti alla, alle future pandemie. Altrimenti rischiamo veramente di essere di, cioè di nuovo una preda e non cacciatore dei nuovi virus. Quindi di nuovo quello che vi ho detto, ciò che ci aspettiamo è una pandemia a bassa intensità. Poi speriamo un'endemia, anche se endemia, come ho detto, prevede la prevedibilità e la contenibilità, cose che la prevedibilità non siamo ancora in grado e abbiamo accettato di avere questa, questa pandemia. Vi lascio con la bellissima vista del cannocchiale di Villa Invernizzi a Trenzaneggio che sono gli sponsor dell'istituto dove lavoro, la Fondazione Invernizzi. Ho sforato di un minuto, vi ringrazio del vostro tempo. <applause>